Ciao a tutti ragazzi ed eccoci con un nuovo video diretto sempre da me, Colosso 13. È iniziato un nuovo anno, quindi inizio subito col farvi gli auguri e spero che le vacanze natalizie siano andate bene. Purtroppo ormai sono finite e quindi si ricomincia un po' a tornare alla vita di tutti i giorni. E di conseguenza anno nuovo e progetto nuovo. Quest'oggi inizieremo a giocare alla Zone of the Enders HD Collection partendo appunto dal primo Zone of the Enders rimasterizzato in HD con i trofei e quant'altro, come tutte le altre collection che abbiamo già preso in considerazione, come ad esempio quella dei Megrai, di cui appunto vi ricorderete i video di dei Megrai sono rimasti un po' lì, non l'ho più continuato, ma penso che per un po' andrò ad accantonare questo progetto e ci dedicheremo, spero di dedicarmi con più attenzione appunto a Zone of the Enders. Ed eccoci quindi con il filmato iniziale di questo gioco, a cui vi lascio per farvi una prima idea di com'è il gioco. Ci sentiamo dopo. Max and I will secure target Alpha after we enter through the colony shaft. You go in through the skylight with Slash and Night Raid. I'll carry out diversionary tactics. After that, you will confirm target Bravo is secure. Roger. Viola. Yes, sir. Don't let your personal feelings intrude. Over and out. Well, it's time to play. Corri ragazzo, corri! Ma da cosa scapperà questo povero giovane? Molto semplice, la sua colonia è sotto attacco e guarda caso si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, e partono già dei flashback un po' a mostrarci quella che era la situazione fino a pochi secondi fa. Non potevano farci vivere il tutto in diretta? No, devono esserci flashback malinconici, super tristi, a mostrarci quello che è successo pochi secondi prima. Perché no, perché dirti subito perché questo baldo giovane corre disperato non era bello, dovevi scoprirlo pian piano con i flashback. Morte e distruzione ovunque, traumi su traumi, tutti morti, soltanto lui a dover scappare dall'impossibile. Alla fine si nasconde qui dietro e partiranno altri flashback, questa volta diciamo quello un po' più importante, che ci spiega realmente cosa è successo poco fa e perché il ragazzo si ritrova a correre come un pazzo, come se avesse vissuto la scena più tragica di tutta la sua vita. Vedete, questi sono robot che dovrebbero occuparsi della sicurezza della colonia, dovrebbero proteggerla, ma purtroppo questo è stato ferito in modo irreparabile, appunto è morto e distrutto, e andrà a perdere il controllo, e questa perdita di controllo del robot porterà a una cosa piuttosto brutta che adesso andiamo a vedere. E splat, tutti morti. Il gigantesco robot è cascato sugli amichetti di Leo e sono tutti morti. Irreparabile, caput, fine, trauma, vita. Devi restare traumatizzato, povero ragazzo. Purtroppo tutti i tuoi amici sono morti. Ti sei salvato soltanto tu. E dietro, ecco, possiamo vedere i responsabili. Addirittura la macchia di sangue a togliere qualsiasi speranza. Perché poi non possono essersi salvati. Devi restare traumatizzato. E ecco il robot che abbiamo visto prima, appunto, pilotato da Viola, che ci osserva con questi bei due occhioni che sembrano due abbaglianti. Di una macchina che ci viene addosso proprio a schiacciarci. E adesso l'azione passa di nuovo su di lei. Insomma, vedete, questo filmato inizia un po' a spiegarci quella che è la situazione, quello che sta succedendo sulla colonia e un po' i traumi che possa portare a abitare in una colonia spaziale vicino a Giove se un esercito nemico di robottoni vi attacca. Porta a questo.
quindi in futuro evitate di andare a abitare su una colonia vicino Giove, che non conviene assolutamente. Il filmato dura ancora un bel po', quindi prima di mostrarvi una fase giocata dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo, non moltissimo perché comunque il più è fatto, ma sono filmati piuttosto lunghi. D'altronde ricordiamo, il gioco è stato creato da Hideo Kojima e sappiamo, creatore di Metal Gear Solid, e di conseguenza, come potete sapere, la saga è famosissima per avere degli infiniti intermezzi cinematografici, tutte queste scene continuano dialoghi lunghissimi, e anche questo gioco non è assente da questa particolare, diciamo, pregio e difetto del buon Kojima-san. Addirittura il ragazzo si ritrova a entrare dentro questo robot per puro culo, e tutto ciò comporterà una serie di eventi, si sono innescate una serie di eventi proprio effetto domino, che creerà veramente delle situazioni molto interessanti. E ora credo che dovremmo giocare Maledizione, anche perché non so che altro dirvi per passare il tempo. Sono video proprio belli da vedere, ma per me che mi tocca commentare è un bel casino. E sì, siamo passati insomma alla grafia di gioco, quindi dovrebbe essere arrivato il momento. Il robot viene liberato da questa sua protezione e siamo belli che operativi, più o meno, insomma, operativi, ma fino a un certo punto. Anche di tutte queste cose ne parleremo. Il nemico è davanti a noi, direi che finalmente è arrivato il momento di fare a botte, come piace a me. Eccoci qui, è debolissimo, sta a livello 1, lo siete anche voi. Un po' di attacchi e è morto. Quindi 10 minuti di filmato, quello che è, per questi 3-4 secondi d'azione, come volevasi dimostrare, ecco. Però d'altronde vi ripeto, per io che devo stare a commentare è un po' una palla, ecco, riuscire a coprire tutto questo tempo. Ma se voi ve lo giocate tranquilli sul divano mentre vi godete queste scene, è un'altra cosa. Alla fine sono comunque insomma delle belle scene, raccontano, insomma, la trama è interessante per come è messa su, quindi fidatevi che giocarci di persona è un'altra cosa, dai. Ora parte un tutorial, perché il ragazzo non è mai pilotato un robot del genere, quindi per forza di cose deve partire un tutorial a spiegarci i movimenti base. Io l'ho saltato perché il gioco l'ho finito, strafinito, platinato, giocato anche all'epoca sulla PS2, quindi non ho assolutamente bisogno di farmi questa, di rispolverarmi i comandi. Ma se è la prima volta, vi consiglio di fare tutto il tutorial, perché anche se lo completate vi dà anche un trofeo se fate tutto, anche gli altri che verranno più avanti, se li giocate tutti vi dà un trofeo per aver fatto tutti i tutorial. Ora vi spiego praticamente che questa scatola che trovate davanti a voi contiene del Metatron, che sarebbe la fonte di energia che manda avanti un po' tutto, su cui è fondato un po' tutto il gioco, e la trama ruota tutto attorno a questo, all'essere umano che è riuscito a scoprire il Metatron. E di sta roba magari ne parliamo più avanti con gli altri filmati e quant'altro. Poi dopo aver recuperato energia grazie a Metatron, che è in grado di riparare tutti i danni del genio e riportarci al massimo dello splendore, troviamo una via d'uscita seguendo appunto quella freccia. Usciamo fuori, altri nemici, non ci vuole niente a sconfiggerli, sono appunto semplicissimi. Col quadrato fate l'attacco normale, questo attacco normale li uccidete con tutta semplicità. Cioè, se voi gli state vicino, a corto raggio, date una spadata. Da lontano, gli sparate delle sfere di energia. Poi se premete R2, che fa lo scatto, e poi dopo quadrato, nascete queste specie di raggi molto belli da vedere, anche utilizzati, perché comunque fanno un buon numero di danni, o almeno adesso. Quindi insomma, vi consiglio almeno di utilizzare questa tattica per ora, che è veramente molto semplice il gioco adesso, non ci saranno problemi ad andare avanti. Problemino però, sì, c'è un problemino. Abbiamo già un boss, una prima boss fight contro di lei. L'unico boss che abbiamo visto finora, quindi dovremo sconfiggere. Niente di impossibile, ragazzi, anche qui cercare di avvicinarvi, utilizzare l'attacco a corto raggio, andare quindi di sparare, magari ogni tanto utilizzare appunto questi raggi da lontano, quando vi allontanate, premete sempre R2 per fare appunto questo scatto.
Sì, vi sposterete dai suoi attacchi e piuttosto facilmente dovete riuscire a sconfiggerla. Vi ricordo che con R1 potete pararvi, tenendo premuto R1, quindi qualora doveste avere problemi al massimo andate di quello, ma è veramente troppo facile per risultarvi difficile. Sta tutto nell'attaccarla nel corto medio raggio, la sconfiggete subito, anche perché non ha nemmeno una barra di vita qui. Proprio una cosa facile. E tutto ciò che rimarrà da fare è ritirarsi. Sì, sembrava veramente super forte, terrificante, un boss della Madonna, e invece cosa fa? Si ritira. Meglio così, dai. Meglio così, un problema in meno. Adesso qui parte tutto un dialogo piuttosto lungo in cui verranno presentati anche altri personaggi. Insomma, la trama inizierà a complicarsi e capiremo più o meno qual è il nostro scopo. Di conseguenza preferisco, appunto, cercherò di stare zitto un po', così riuscirete a seguire meglio. I've also arrived at sector 05. Should I just wait here? Yeah, that's correct. Viola, report your current status. No need for that. You know what happened. Don't be so harsh. Your turn will come. Just be patient. Your mental condition has reached a level of -8. Your combat operation will suffer substantially at this level. I advise you to take some medication to stabilize your condition. I repeat, your mental condition is declining. The message is being received from a commercial broadcast. I shall patch it through. This is Atlantis. Whoever is aboard Jehuti, can you read me? The unidentified person aboard Jehuti. Do you read me? Oh, I can understand how you must feel. Listen to me, boy. I saw everything you did on my monitor. I also know that you're just a juvenile civilian, and you've done all of this. But I didn't have any other choice. I was so scared. I couldn't help it. I'm not accusing you of anything. You proved you can operate the system. Listen, I must ask you to do something for us. Can you deliver that orbital frame to our base? What? We are a civilian transportation company, and we've been asked to carry that orbital frame, Jehuti, to Mars. Didn't you see any of our people in the vicinity of Jehuti? I don't know. Alan must have been there. He's the frame runner we sent there. I said I don't know, didn't I? By the time I got there, everyone was dead. I see. He was supposed to operate that frame. Now we need your help. I know you can do it. Please, help us. Of course, I'm talking business. We'll pay you for your troubles. Enough to allow you to live anywhere. Earth, Mars, anywhere at all. Please. No, I don't want to. Listen. No, you listen. I could get attacked again. And who the hell are you anyways? Why do you want this machine so much? You fought well. We're just asking for a little more of your help. Please. I suppose you want me to kill again. Well, I want nothing more to do with any of you. Go kill or whatever you want. Just leave me out of it. I've got to be going. Then a lot more people will die. What? Everybody will die. Your friends, your family, every single one of them. We can't let them get a hold of Jehuti. If they do, it will be the end of this colony. No, it may be the end of civilization as we know it. You must. Please, help us. Move it, Leo! Help, Leo! You say I can, but how? I can't drive this thing. Yes, you can. I saw you do it, and I know you can do it again. Please, help us. All right. I'll do it just this one time, but that's all I'll do. Okay, that's all we ask.
All right, if you say so. Thank you. But I want you to remember one thing. I will never help you kill anybody. Maybe killing is all right for you people, but it's not with me. I understand. So, we have a business deal. The person in charge is headed to you right now. I can't get through to him, but I'll let you know as soon as I do. Oh, what's your name? Leo. Okay, Leo. I'm Elena Weinberg, second in charge of Atlantis. Just call me Elena. I can really trust you, can't I? Well, we don't kill indiscriminately, as you seem to think. Okay, I'll see you later. I will explain the mission plan. The mission is to transport this Jehudi to Mars in preparation for a battle on Mars. First, we need to rendezvous with the civilian freighter Atlantis and leave the colony of Antilia. However, Jehudi has just had an overhaul and therefore has only minimum system capabilities. Jehudi's capabilities will depend on how many function modules we can install. First of all, we need to transplant the necessary modules from the local server in this area. Let me indicate the local server with a marker. You are to proceed to that location. Ecco l'obiettivo, trovare il server e scaricare i dati per potersi andare di qui. D'altronde, come avevo detto, il Genui è pronto, però mi manca ancora qualcosina, ecco, tutti i vari programmi per farlo funzionare meglio. Ora abbiamo appunto questo qui che ci consente di visualizzare tutti i vari nemici che stanno su schermo, le squadre, perché i nemici di solito si muovono in squadre da due o più elementi, in cui potete appunto vedere a che livello sono e quant'altro, ma soprattutto ci spiega il lock-on, come appunto come fuggire da una di queste squadre e come selezionare uno o l'altro nemico quando vedete attaccare. Allora, L2 per switchare su uno o sull'altro e L1 per togliere appunto il lock-on. Ce ne andiamo, parte una schermata un po' come a Metal Gear, se vi ricordate, appunto parte questa cosa che è numerica, no? Ho scritto da 0 a 90, quando da 99 arriva a 0 è fuga completata e avete fatto. Ovviamente arrivano altri nemici per metterci alla prova se abbiamo imparato queste cose, ma soprattutto vedete ci sono i livelli, quindi vuol dire che possiamo salire di livello. Il massimo è l'8, noi siamo all'1, sotto dove c'è scritto livello 1 la vita c'è una barra che si riempie pian piano di bianco, vedete, no? Da sotto più si riempie, quando arriva al massimo siamo saliti di livello, diventiamo più forti e quant'altro. Di conseguenza vi consiglio di eliminare tutti i nemici che incontrate. Non importa se perdete un po' di tempo, non è un problema se non state facendo un determinato obiettivo, ecco, se non volete raggiungere un determinato trofeo. Piuttosto uccideteli, così ottenete punti esperienza, siete di livello, diventate più forti e pian piano affrontare le cose sarà ovviamente più facile, perché sarete saliti gradualmente senza problemi. Ora avete visto, c'è appunto un nuovo server dove dovete recuperare il modulo di volo. Ma prima dobbiamo uccidere i nemici, la squadra di nemici che possiede la password. Anche più avanti succederà, quando dovremo trovare pian piano le armi secondarie, che bisogna prima uccidere i nemici che possiedono la password, poi recarsi al server e ottenere l'oggetto, il modulo richiesto appunto. Bene, abbiamo ucciso anche questi nemici, abbiamo preso tutto, cioè stiamo uccidendo pian piano l'esperienza. Ora uccidiamo anche questi, li ho tenuti per ultimo perché loro hanno il Metatron, cioè può capitare anche che dei nemici che incontrate appunto in giro, delle squadre, abbiano di loro del Metatron che rilascia una volta morti, quindi con senza li sconfiggete, recuperate il Metatron e così state al massimo della vita senza dover utilizzare quello che c'è sulla mappa. Ora andiamo a prendere il server e così scarichiamo il modulo di volo, che ora ci permetterà di cambiare zona, come ci dirà Ada, che appunto avete capito dai filmati e quant'altro, l'intelligenza artificiale che si occupa di mandare avanti i Genui e di interporsi da interfaccia appunto fra voi e fra l'utilizzo dei Genui, in modo da permettervi di non fare stronzate, ecco, più o meno. Allora cambiamo aria e niente ragazzi, il filmato sta per finire. Io vi ricordo di iscrivervi se volete continuare a seguirci, di passare sulla nostra pagina Facebook, di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, vi piace il gioco, come commento io, insomma quello che è, poi magari mi lasciate un bel commento in cui mi fate sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo presto con un nuovo video di Zone of the Enders. Ciao ciao ragazzi.